Ben ritrovati al TG Canavese in 2 minuti, le notizie di oggi lunedì 4 dicembre. Incidente oggi intorno alle 15 sul terzo ponte di Ivrea, a scontrarsi un Peugeot 208 e un SUV. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e accompagnati all'ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, 118 e vigili del fuoco di Ivrea. Hanno sfondato la vetrata e rubato due Audi che si trovavano in esposizione all'autosalone. È accaduto alla Stemar, concessionaria situata in corso Raduino a Rivarolo Canavese. Ingenti danni e danni in corso. Incidente ieri domenica 3 dicembre a Favre all'incrocio tra via Bonaudo, via Carlo Alcattaneo e via Matteotti. A scontarsi un Opel Corsa e un Nissan Qashqai. Ferita una famiglia, marito, moglie e figlio di 7 anni e una coppia di giovani. Il bambino è stato ritrasportato all'ospedale Regina Margherita e il padre al CTO. Tutti gli altri feriti sono stati accompagnati all'ospedale di Cerie, non sono gravi. E adesso 30 secondi di pausa, restate con noi. Ristorante Giuanun, la vera cucina piemontese dal 1935. Vuoi gustare il vero fritto misto alla piemontese? Gli innumerevoli antipasti e gli agnolotti al sugo di arrosto come vuole la tradizione? Da Giuanun, specialità piemontesi. E per gli amanti del pesce, li stupiremo. Sempre la giusta atmosfera per pranzi, cene di lavoro, feste di compleanno e serate particolari. Ristorante Giuanun a Rivarossa, per gli intenditori della buona cucina. Bentornati in studio. Brutto incidente sabato sera in via Circonvallazione a Feretto, a scontrarsi due vetture, una Fiat Punto con a bordo due 19enni di Rivarolo e Feretto e una Volkswagen Polo con a bordo due 24enni di Rivarolo e Cornier. Fortunatamente i feriti non hanno riportato ferite grave e gravi sono stati trasportati in ambulanze all'ospedale di Cerie. Celebrata ieri domenica 3 dicembre a Bairo la festa del ringraziamento. Priori di quest'anno sono Celeste Succio, Elisa Crivellaro e Davide Perrone. I mezzi agricoli sono stati parcheggiati fuori dalla parrocchia a disposizione del parroco per la benedizione. Giornata di festa quella di domenica 3 dicembre, dove i vigili del fuoco di San Maurizio Canavese hanno festeggiato la tradizionale festa di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco. La Santa Messa è stata celebrata nella chiesa di San Maurizio Martire da Don Fabrizio Macchi. Al termine della funzione, il capo di staccamento, Diego Coriasco, ha letto la preghiera del vigile del fuoco e tra gli applausi generali si è chiuso questo momento solenne, a cui è seguito il momento conviviale. È tutto per questa edizione, vi ricordo per le altre notizie potete collegarvi a www.btvnews.it oppure scaricare l'app gratuita da Store o Google Play. Buon proseguimento di serata.